non siamo solo soldi, siamo persone, vogliamo essere valutati come tali, non sempre a livello economico. Chi se ne frega se una persona non può permettersi qualcosa, deve comunque essere accessibile a quel servizio, per tutti quanti. Si scrive scuola, si legge futuro. Sotto questo slogan circa 1500 studenti sono scesi in piazza a Venezia sfilando per le calli e i campi della città per una scuola che così anche quest'anno non gli piace. Pochi o nulli gli investimenti per la scuola pubblica con il taglio che ancora pesa di 8 miliardi con la riforma Gelmini insieme ad un altro miliardo tagliati all'università ancora a suo tempo. Briciole quelle che il governo Letta sta facendo avere, secondo gli studenti, che non sono sufficienti a coprire le spese di un settore sempre in difficoltà. In corteo pacifico, sventolando gli striscioni, soffermandosi nei luoghi simbolo, i ragazzi hanno voluto far sentire la loro voce. Oggi siamo qui anche per segnalare questo tipo di iniziative, per così per costruire tutti insieme un futuro diverso che offra prospettive concrete e che abbellisca tutti dentro, in modo da poter costruire tutti insieme un futuro diverso e migliore. E così via, fra i ponti, sapendo che anche a Verona, a Treviso, a Padova, in tutte le piazze, i loro colleghi studenti erano simbolicamente uniti, studenti universitari, studenti delle superiori, fra loro anche qualche professore. L'incursione poi alle gallerie dell'Accademia ha destato più di qualche preoccupazione, ma pacificamente i ragazzi si sono, per usare le loro parole, riappropriati dei luoghi della cultura. Un bel modo, c'è da dire, per far capire che quest'oggi non era solamente un pretesto per starsene a casa, una manifestazione per far capire che la scuola è il loro futuro. Oggi lasciamo la tua scuola, perché la tua scuola fa schifo! Dai!